E salve a tutti amici di Stinto Rosso Azzurro e benvenuti alla puntata numero 143, una puntata che sarà da spartiacque fra la vittoria del Catania al De Simone di Siracusa contro un Acragas modesto ma mai domo, e poi ovviamente la grande partita che vale una stagione intera fra Catania e Trapani, che si disputerà giorno 23 allo stadio Angelo Massimino, fra due formazioni che sicuramente sono state protagoniste in questo torneo, ma ovviamente non vorranno lasciare nulla di intentato. Avremo modo di approfondire i temi della partita contro l'Acragas e andare anche ad approfondire quello che poi è l'ultima curva, come battezzato spesso dal tecnico livornese del Catania Cristiano Lucarelli, l'ultima curva che sicuramente vale una stagione. Saremo qui appinnicati, come si dice anche dalle nostre parti, all'ultima curva, e avremo modo di analizzare tutto il percorso fatto dal Catania, dal Trapani e molto altro ancora. Mi raccomando, rimanete con noi con Istinto Rossazzurro. A tra poco. Plasmati, è solo contro Marchisio, il suo aggancio, prova ad allargare, una gran palla per Izco, in area di rigore Izco, 2-1 al 42esimo. Attenzione, ha avuto lusso sulla pallone Martinez, vediamo se affonda, va verso la bandiera, il calcio d'angolo, affonda bene Martinez, rete, un gol capolavoro, è impazzito il Cipari, 3-1 per il Catania. Adesso il morale non assiste alla squadra di Ballardini, intanto c'è questo incredibile che gol, non ci credo, Mascara meglio di Maradona e Beckham. Shinji fottu petto, i riotti, sa lo sbicchiano di notti e non sa rizzetto. Eri bello, eri mutuato, dei potenti e rispettato, e crescevi a gioventù. Ma tu rimisi c'ha pozzo fare, a viriri ti giocare, nessa specie serie C. Nova guglia di sto lurdo geno, c'è una murica un freno, che sta aspettando a tia. Dai Catania venimi a picchiare, non ti pare aspettare, questa murica mi spacca rossa, spacca rossa. Dai Catania tarri picchiare, da monezza e unità e io dovendo cittadino, e se invece ho passato migliato e poco uno poi pigliato cada mese su noi. Ma tu cose non ti può toccare, la taglia è duri e sta gente che cerca. Questa dimensione, ai comuni può rattare, nessa squarcia da città. Dai Catania venimi a picchiare, non ti fare aspettare.
venimi a pigliare, ti fari affittare, questa lunga mi spacca rossa, spacca rossa, dai Catania d'arri tu pigliare, intere a tu attunnare, questa musica tu senti forte, se Luca pure sta passando. Per la gioventù se il fuga più lenti mi fa male senza Dio non posso stare e vado su gnu gnu dai Catania vieni a pigliare non ti fare aspettare questa musica mi spacca l'ossa spacca l'ossa dai Catania d'arrivo pigliare E ben ritrovati cari amici di Sinto Rossazzurro, siamo di nuovo qui dopo una settimana di distanza sempre per narrare le vicende del calcio Catania, questa volta vincitore a Siracusa, al De Simone in campo neutro contro un Akragas che comunque qualche grattacapo lo ha sempre comunque dato. Però il Catania comunque è riuscito, anche in virtù della grande differenza ovviamente tecnica, ad avere la meglio e a proiettarsi in questo ultimo rantolo, ultima curva, ovviamente partita che sarà decisiva, no? Intanto volevo salutare il signor Max Licari che ci sta seguendo. Salutiamo Max che ci sta ascoltando, per noi è sempre un grandissimo piacere, abbiamo anche avuto modo di poterlo sentire in diretta, quanti onori per questa grandissima persona a livello professionale, grande stima. Ovviamente è anche il momento di, come sempre, fare i salutini. Facciamo sempre i nostri convenevoli. Salutiamo i nostri amici dispersi e sparsi in tutto il mondo, ovviamente dal nord Italia, una marea di persone, dalla Germania, dall'Australia, dal Congo, dagli USA. Ragazzi, io ovviamente tutti non vi ricordo, però cerco in qualche modo comunque di geolocalizzarvi, ecco, per avere più che altro il sentore di dove siete, insomma la presenza. Quindi saluto tutti quanti voi, saluto in particolare il nostro caro Salvo Belfiore della Big Mat Bema Catania, di cui mi onoro di poter lavorare, e quindi un saluto a te, Salvo, che ci stai ascoltando, un grande abbraccio ovviamente anche al gruppo WhatsApp. Al gruppo WhatsApp, alla nostra bellissima redazione. Volevo fare un saluto speciale a tutti i ragazzi, quindi quale Vincenzo, Filippo, il nostro Federico l'abbiamo qui. Certo. Christian. Grazie a tutti. Ok ragazzi, allora sicuramente è giunto il momento decisivo di ricordare che cosa? Dicevo appunto, prima di ricordare il direttivo è giunto il momento decisivo, ragazzi. Breve anticipazione, no, di quello che poi sarà la puntata. Catania Trapani l'abbiamo inseguita, perseguita, l'abbiamo sempre scongiurato e abbiamo detto comunque di pensare partita per partita, perché a questa partita ci dovevamo arrivare, e credo che
comunque quei tre punti di vantaggio denotino sicuramente un vantaggio anche da un punto di vista psicologico. Federico, non so se sei d'accordo, sì, con me, no? Assolutamente, però dobbiamo dire che la partita sarà difficile, sarà molto combattuta. E possiamo dire che le percentuali che Lecce salga direttamente sono abbastanza elevate al momento. Al momento, al momento. Noi scongiuriamo il tutto perché siamo tifosi e anche sportivi, e quindi ci aspettiamo che il calcio, la dea del calcio, il dio del calcio, a seconda di quale sesso sia, non lo sappiamo bene, possa in qualche modo fare anche una Ma di sicuro sarà una femmina al Catania. Vabbè, di sicuro sarà una femmina. Lasciatemi il tempo, ma perché è un pochettino stronzina? Ah, vabbè, se la questo punto di vista. Ah, in questo caso hai ragione. Posso anche essere d'accordo. No, ma guarda che cosa. Vabbè, detto questo, arriviamo ai nostri alle nostre direttive, perché comunque i nostri amici ci devono sapere ascoltare, devono sapere dove andare. Mi raccomando. Allora, prima di tutto andate nel nostro sito www.sintolossaduro.com. Sì. Dove troverete tutti i nostri articoli, tutto quello che riguarda il Catania durante la settimana, pre partita, post partita, top e flop, di audio, tutto. Audio. Sì, un attimino, l'audio è andato a dormire. Sarà a dormire, sound. Sì. Sì, sì, andando a dormire. L'audio lo riprendiamo. Perché appena perché si devono ben sentire le direttive. Quindi l'audio si è messo di lato. Va bene. Giusto? Okay. Okay, ricordo capito, anche la nostra capito. Pagina Facebook Radio Catania TV Sinto Rossazzurro, il nostro fan group su Facebook, sempre Sinto Rossazzurro fan group. Sì, sì, continua. Nostri... Io nel frattempo ho capito qual è il problema. Un attimo, faccio tipo tipo la pantera rosa. Sì, tipo pantera rosa. Vi ricordo anche il nostro account Google Plus Sinto Rossazzurro, l'account YouTube Radio Catania TV Sinto Rossazzurro, dove troverete tutte le nostre repliche, tutte le nostre interviste, video Amarcord e tutti i video che ci fornisce il nostro Federico. E lì basta solo iscrivervi e attivare la campanellina per le notifiche. Ovviamente. Ricordo anche l'account Twitter Sinto _ra. L'underscore sarebbe il trattino basso, però siccome noi siamo pazzeschi lo chiamiamo underscore. Ricordo anche l'account Instagram Sinto Rossazzurro e l'app ufficiale che si chiama, ora arriva il nostro Pietro, ricordo la nostra app Istinto Rossazzurro Underground, sempre perché siamo pazzeschi di Underground. Ma ragazzi, più altro perché comunque noi l'abbiamo sempre detto, l'informazione deve essere fatta diretta, nuda e cruda e senza troppi giri di parole, perché quando poi viene a passare tra determinate mani oppure comunque travasata, sviata da altre voci, come sempre si fa un po' un buco nell'acqua e poi la verità viene sempre fuori. Vi ricordate il gioco del telefono quando si era piccoli, si doveva dire la parola e poi farla, cioè, il telefono senza fili? Certo. Ecco, certo. Succede un po' come quello che poi si dice A inizialmente e poi in pratica finisce con la Z. Passa a diventare M e poi praticamente si percepisce Z. Sì, ecco, succede un po' questo. Questo è quello il progetto di Sinto Rossazzurro Underground, momentaneamente disponibile solamente... No, non è Underground, è Underground. Underground. Disponibile soltanto per... momentaneamente, perché la stiamo anche facendo, ottimizzando anche per iOS, un po' più difficile, ragazzi, purtroppo il mondo iOS... Che dico io, ma che cosa serve l'iPhone? Sempre più... l'audio! Wow! Grande Federico, il nostro Federico che fa miracoli! Ricordo anche il numero per iscriversi alla nostra chat su WhatsApp, alla nostra community WhatsApp, ed è il 340 96 22 807. Per chi volesse iscriversi e essere aggiunto, basta inviare un messaggio WhatsApp normale con nome e cognome e più presto verrete aggiunti. Nicola Baiardi, Catania, ti aspettiamo in B da Foggia. Grazie, grande Nicola. Grazie Nicola, grande rispetto anche per il Foggia, formazione fino all'anno scorso comunque ha sempre mostrato grande spettacolo anche dal punto di vista. Senti, ma tu giorno 23 aprile cos'è che fai? Giorno 23 aprile, ragazzi, cos'è che siamo fai? Proiettati allo stadio Angelo Massimino di Catania per assistere all'ultima curva, ragazzi, quindi mi raccomando, venite tutti in massa. La prima parte dell'ultima curva, direi.
cosa. Ancora la prima parte dell'ultima curva. Certo, dobbiamo comunque fare sta curva bene, perché sennò quindi è la non prima... possiamo uscire in RT. Ma io lo stavo cercando, cioè che tu fai, lo stavo cercando io sul tuo diario rosso azzurro. Perché ovviamente okay. sarà scritto lì quello che okay. tu farai lunedì 23. Certo. E quindi vi ricordo, colgo l'occasione per ricordarvi il nostro diario rosso azzurro, valevole per l'anno 2018, in cui potete appuntarvi tutto quello che volete. Sì. C'è anche una piccola rubrica che mi sa tanto di non lo so, sai, le cose, come si chiamano quando c'è, non antiquariato. Sì. Non è antiquariato. Le cose remori. Sì, ecco, una ecco, come ma una vai, dita tu che sei molto underground. Oh, non è che posso essere perfetta. No, allora. Ti voglio. E nel frattempo che voi appuntate i vostri appuntamenti e quello che avete da fare, vi potete ripassare la bellissima storia del calcio Catania in Serie A. Sì. Che dici, non è un'ottima idea? Certo, anche con le grandi immagini che ci sono, scelta ad hoc, ragazzi, perché in determinati momenti o anche dell'anno comunque è bello vedere che ne sono un Mascara che si esibisce nel gesto tecnico che ha fatto il giro del mondo fino a Tonga. Ragazzi, penso che un po' tutti lo sapete, no? Che comunque queste sono emozioni che magari è giusto anche tenere quotidianamente, e noi le abbiamo volute mettere, concentrarle sotto forma di diario, un diario rossazzurro, come già detto anche da Giuditta, che potete acquistare su Amazon al costo di 20 euro, e vi arriverà direttamente a casa. Quindi lo potete anche acquistare, potete utilizzare qualunque tipo di pagamento, carta PostePay o comunque qualunque tipo di pagamento vi aggrada. Vi aggrede. Ok, Giuditta, allora, detto questo, è giusto, anzi Federico, cominciare con risultati e classifica. I nostri risultati della giornata di Serie C. Intanto piccolo anticipo, intanto qualche gufetto da Catania sta tifando una squadra veneta che sta affrontando una squadra siciliana in questo momento. Che non è Catania. Che non è Catania. Una non squadra è Siracusa. Non è Messina. Non è il Trapani. Non è l'Agragas. Non è il Troina. Neanche il Canicattì. E non è, appunto, neanche il Marsala. Quindi quello si bolla in Serie B che sta lottando. Non è Gela. Per andare in Serie A, ma chissà quale squadra sarà. Comunque, va bene. Ovviamente Gelone. Parliamo della Serie C. Dai, fisci, scusate. No, perché sennò non ci facciamo più. Allora, ok. Parliamo della Serie C, girone C della 35esima giornata di campionato. Tappete! Con te, Federico. La vittoria del Catania per 3-1 in casa dell'Acracas, con reti di Lodi al 33esimo, Curiale al 48esimo, al 50esimo, Mazzarani triplica e poi il gol di Pastore al 59esimo, e non il flaco Pastore, ma un il Pastore fake. Oddio, che... sembrava un po' così, nel senso, per come si è liquidato, diciamo, liquidato la difesa del Catania. Poi vabbè, ci torneremo, anche ci torneremo, qualche ci torneremo. Neo c'è stato comunque. Sì, andiamo ad analizzare la partita di Trapani Fidelis Andria, terminata con il punteggio di 1-1. La sblocca l'Andria, che sta lottando per non retrocedere, con quinto, e il pareggio di al 23esimo con un'autorete di Colella, che anziché lui a spazzare la palla ha praticamente spinto la palla in rete, aiutato a Evacuo con il suo pallonetto che è finito in rete. La Juve Stabia vince 2-1 lo scontro diretto contro il Monopoli per i playoff. La sblocca Simeri, il pareggio di Salvemini e poi Canotto realizza il gol del sorpasso. La Juve Stabia è in ottima forma al momento. Ma quindi Canotto ha preso le rapide, no? Effettivamente. Hai ragione Pietro, è vero. Poi sono io la squalida. Cioè, ragazzi, è questione di essere squalidi, è questione che i giocatori di oggi ormai hanno dei cognomi che veramente sono impronunciabili. Ma perché un po' di tempo fa, vabbè, lo devo pronunciare, a Palermo non c'erano due giocatori che si chiamavano uno Pastore e uno Tedesco. Scusate, Madonna, questo era peggio. Stare. C'era anche Cani, eh? C'era Pastore e Cani, c'era. Ah, vabbè, avanti, ok. Federico, comunque. Il continua. Lecce che vince 2-0 contro il Fondi. Fondi che, ricordiamo, è a rischio retrocessione diretta per via di punti, dei tanti punti di distanza tra Paganese, appunto, e la formazione laziale, sto dicendo laziese. Che mi dispiace un sacco per il Fondi, te lo giuro. Eh sì, il Fondi, analizzando ora la
parliamo della classifica, analizzeremo bene il Fondi. Intanto sì, raccontiamo 2-0, rete, grandissima rete di Lepore, giudicata anche da Elena Sports come migliore rete della giornata, e poi il gol di Di Piazza che chiude i giochi. Sì. Poi andiamo a Bisceglie Regina con la vittoria degli ospiti per 2-1, vittoria importante per la squadra di Agenore Maurizi, rete di Sciaman al 20esimo, pareggia subito il Bisceglie con Risolo dalla distanza, altro gol fantastico di giornata, e poi Pasqualoni realizza il sorpasso per la Regina. La vittoria importantissima anche del Catanzaro a Siracusa per una rete a zero contro il Siracusa per una rete a zero con rete di Riggio al 23esimo, e poi rende Casertana, altra sfida playoff, con la vittoria della Casertana per 1-0 con rete di Francesco De Rose. E poi sfida spettacolare quella del Franco Fanuzzi di Brindisi tra Francavilla e Matera, tanti colpi di scena, rete di Anastasia al 40esimo che possiamo dire ci sta prendendo la mano con le reti. Pareggia un grandissimo gol il palermitano Tiscione, sì, quello che segnò con noi, sì esattamente. Poi raddoppia De Falco, l'ex Bari, su calcio di rigore, e poi l'altro palermitano Madonia realizza il pareggio per la Virtus Francavilla. E poi chiudiamo con la sfida dell'Angelino Nobile di Lentini con la Leonzio che esce sconfitta in casa per 1-0 con rete contro il Cosenza con rete di Dorazio. Sì. Andiamo a leggere la classifica con il Lecce primo a 71 punti, il Catania dietro a 67 che insegue, il Trapani a 64, terzo in classifica. Eccola qua. Momentaneamente. E poi abbiamo la Juve Stabia dietro a 50 punti. A 48 troviamo Monopoli e Cosenza che inseguono quel quarto posto che consentirebbe già la qualificazione diretta al terzo turno dei playoff, quindi un posizionamento importante. Settimo ottavo posto per Matera e Rende che si trovano a 46 punti. A 44 con meno 4 di penalizzazione c'è il Siracusa al nono posto insieme alla Casertana. Appena fuori dalla zona playoff, ma è in procinto di lottare per una posizione possiamo dire in questa lotteria per la B, ci sono la Virtus Francavilla di D'Agostino e la Sicula Leonzio di Aimodiana, con attenzione anche scenari per il Catanzaro che si trova a 40 punti, però ancora non è al sicuro per via comunque dei 4 punti di distanza con la Fidelissandria. Il Bisceglie è veramente inguaiato adesso perché ha 38 punti, non riesce più a vincere, possiamo dire il pari col Catania ha fatto male alla squadra pugliese che possiamo dire non ne ha più vinta una. La Regina che si è risollevata proprio vincendo in casa del Bisceglie a 36 con la Fidelissandria, reduce dal bel pari di Trapani, da ricordare che al Trapani si è annullato anche un gol validissimo. Sì, purtroppo, cioè, giusto dirlo, insomma, no? Fa parte della al cronaca. Trapani mancano due punti importanti, bisogna menzionare questo. La Paganese che ha riposato in questo turno a 32, il Fondi che è praticamente in questo girone di ritorno ha fatto una vittoria soltanto, si ritrova a 26 punti, penultimo, l'allenatore attuale è Pasquale Luiso, ex Vicenza, colui che segnò in quel famoso Chelsea-Vicenza, un allenatore carismatico che purtroppo ancora non sta riuscendo a scuotere quella squadra che comunque nel girone di andata ha fatto molto bene, battendo anche il Trapani, pareggiando con Lecce, pareggiando col Catania. Era una squadra capace comunque di mettere sotto chiunque avesse sotto mano. E poi l'Akragas, ultimo a 10 punti, ormai finisce praticamente così la loro stagione, magari giocando anche per l'onore della maglia e per l'onore anche dei tifosi agrigentini che comunque sono stati sempre dietro alla squadra. Andiamo a leggere anche il prossimo turno. Allora, un attimo, leggiamo il prossimo turno e poi ritorniamo sulla classifica con breve commento. Certamente. Intanto il prossimo turno ovviamente che vedrà, lo dico io, Cosenza Rende, Fondi Catanzaro, Paganese, Sicula Leonzio, Siracusa, Bisceglie, Casertana, Juve Stabia, Regina, Akragas, Andria, Matera, Monopoli, Virtus, Francavilla, e poi ovviamente la partita in posticipo delle ore 20:45 fra Catania e Trapani. Comunque un turno sicuramente importante. Che non vedo derby Cosenza Rende, Cosenza Rende, derby ovviamente di un paio di chilometri di distanza.
oltre a Catania Trapani, che oltre ad essere la partita di cartello, sarà una delle partite più seguite anche dalla zona salentina, no? Se mi permetti, c'è anche un altro derby con Campano, tra Casertana e Juve Stabia, derby molto sentito, eh? Certo. E poi anche, insomma, possiamo dire che la Regina ha l'occasione buona per arrivare ai tre punti definitivi di salvezza, perché ha l'Acracas in casa, che comunque ormai non ha più nulla da chiedere al campionato e magari può sfruttare questa partita per vincere. Stessa cosa se parliamo anche del Siracusa, per un po' riprendersi da questa, da questo momentaccio sia societario che di rendimento di squadra. Il Fondi si gioca praticamente le ultime sue carte in casa contro il Catanzaro, che comunque viene da un ottimo momento, possiamo dire. Pancaro ha risollevato bene la squadra. Certo. È interessantissimo, sì, anche Monopoli Virtus Francavilla, due squadre possiamo dire che hanno sorpreso quest'anno, due squadre che ci aspettavamo magari una zona playout o una salvezza, possiamo dire, molto molto difficile, invece stanno facendo un campionato a dir poco straordinario, come si può commentare anche dalla classifica. Sì, classifica che abbiamo riproposto, appunto, che parla sola questa classifica, ovvio, possiamo dire, per queste squadre che stanno facendo benissimo, assolutamente. Casertana che è a un passo alla mia previsione, cioè è decima, sì, in concomitanza con il Siracusa, esattamente, che è nono a 44 punti e due punti dal settimo e ottavo posto, quindi qualora fosse così ovviamente io stapperò lo champagne. Sì, sì, ma che ormai per me la Casertana deve arrivare a ottava, cioè, non so perché. Ma ora quando parleremo di statistiche vedremo che la Casertana è una delle migliori squadre del girone di ritorno. Il cambio tecnico con Luca D'Angelo ha fatto molto bene alla Casertana, infatti mi ricordo comunque a Catania hanno fatto una partita molto molto ordinata, hanno capito il gioco del Catania e hanno vinto, possiamo dire, anche meritatamente, perché comunque quella partita il Catania non la giocò. E un'altra squadra che sta facendo molto bene, appunto, è lo stesso Catania, che in questo girone di ritorno ha sbagliato poche volte e, possiamo dire, è molto sfortunato questo campionato, perché non avendo il Lecce a 71 punti questo campionato ancora sarebbe veramente nelle mani del Catania, perché una squadra che ha il miglior attacco, la miglior difesa, perché miglior attacco con 57 gol fatti, miglior difesa con 26. Abbiamo fatto 10 e ben 10 vittorie in trasferta, 20 totali, quindi 10 in casa e 10 in trasferta. Certo. Io penso che è veramente livelli molto molto alti che stiamo parlando, che è veramente anche lo stesso Pasquale Marino, possiamo dire, non riuscivo a ottenere in Serie B. Comunque questo cosa conferma? Che questo è un campionato molto molto difficile da vincere, ci vuole anche la fortuna, quella è mancata anche al Catania, di saper sfruttare le occasioni. Secondo me nella prima parte di stagione, Federico, è mancato anche un po' l'arbitraggio, non voglio cercare alibi, però un paio di gol anche non dati a Curiale avrebbero sicuramente tramutato alcune partite da pareggi in vittorie e da sconfitte magari in pareggi. Ecco, poi saremo qui a commentare probabilmente una classifica con un Catania con 4-3, secondo me 3-4 punti in più, come abbiamo stimato anche per il Trapani, no? Sì, sì, insomma, sì, assolutamente. In generale comunque i torti si dice sempre, che poi diciamo questo è vero sempre, un po' per metafora, giusto? Però si dice che i torti arbitrali durante una stagione si vadano a compensare. Io da questo punto di vista non lo ritengo. Non ritengo che questo paragone sia da attribuire al Catania, perché purtroppo in questa stagione comunque alcuni torti non sono stati non sono stati completamente ripagati, ecco. Io mi rammarico per due partite specialmente che non abbiamo portato punti alla fine, abbiamo portato un punto in due partite, che è stato con la Regina in trasferta, che è persa per 2-1 all'ultimo minuto, e poi col Bisceglie. Quelle sono 4 punti che sarebbero praticamente, arriveremmo a 71 in quel modo. Sì, sì, sì. Cioè questo è anche un grande peccato. Analizzando anche per esempio la Sicula Leonzio, ha fatto un campionato a dir poco di livello, e rilanciandosi dalla zona playout praticamente una salvezza estremamente tranquilla. Sì. E poi possiamo dire che la lotta salvezza si potrebbe chiudere, possiamo dire, anche alla penultima giornata, se Fondi e Paganese non riescono a vincere contro le rispettive avversarie. Invece quindi per il Catania potrebbe essere la Paganese una fonte
di vittorie, ovviamente sempre dipendendo dal Catania, poiché è l'ultima, penultima giornata del Lecce Paganese che è un crocevia importante sia per loro che vogliono vincere il campionato e sia per la Paganese che vuole rimanere in questo campionato. Un paradosso in una sfida, ma la Paganese deve vincere per fare per salvarsi assolutamente. Volevo un attimino salutare Giuseppe Monteforte che ci augura una buona sera. Sì, ben ritrovato Giuseppe. Cosimo Augusta che fa la domanda di $1 milioni. Il Trapani ci fermerà? Allora, a questa domanda... il Trapani ci fermerà? È una domanda, infatti, a questa domanda... credo che ci siano parecchie risposte preventive, ecco, mettiamo da questo punto di vista. Ritorniamo nel frattempo in studio con le nostre bellissime facce. Oddio. Dico, diciamo, la risposta facce... parziale è il Trapani facce ci fermerà fermate. E qui voglio il parere di Giuditta e di Federico. Il Trapani ci fermerà se il Catania si fermerà. Cosa sì. voglio dire? Che è tutto nelle mani del Catania. Se il Catania spesso e volentieri durante questa stagione ha messo in chiaro un aspetto fondamentale, che nella misura in cui lui, quindi parlo del Catania, voglia fermarsi, come è anche stato, comunque si è verificato, ahimè ragazzi, bisogna dirlo, al De Simone contro l'Agragas, perché il Catania sostanzialmente dal 60esimo-65esimo poi ha spento la luce, ha staccato la spina, un po' diciamo figlia anche dal grande sforzo immane che si è fatto durante il primo tempo, però insomma comunque abbiamo capito che questa squadra ha i suoi momenti di rilassamento e nella misura in cui questi momenti comunque possano succedere bisogna comunque cercare di avere, diciamo, delle misure preventive, ed è questo, diciamo, forse l'aspetto che ci preoccupa di più, no? Ma detto questo, Federico, non so se sei d'accordo con me, se il Catania gioca da Catania anche il Trapani si dovrà inchinare, cioè lo penso fortemente assolutamente, però io onestamente Cosimo Augusto, speriamo che si passa una mano in una coscienza. Giusto, hai ragione. Anche perché è giusto, siamo gemellati, cioè dai. Ma non è questo il fatto, ragazzi. Gemellati sì, però è chiaro che il Trapani non è che si gioca l'ultima speranza comunque di arrivare a prendersi, a pigliarsi un secondo posto, che qualora ovviamente facendo tutti gli scongiuri dovesse tramutarsi una vittoria, quella ovviamente di lunedì, appunto significherebbe secondo posto, perché in virtù degli scontri diretti avrebbero 2 su 2, quindi 2 vittorie, quindi è anche giusto così, è anche bello che il calcio sia interpretato in questo modo, fra 2 formazioni. sì, mi ha fatto ridere. Fra 2 formazioni che se le sono date durante tutta la stagione, diciamo, se le sono date un po' virtualmente, perché comunque ognuno con il suo campionato. Quindi di santa missione. Ragione. Però detto questo, ragazzi, andiamo a soffermarci con questi discorsi che si fanno col senno di poi, andiamo a vederci gli highlights di Akragas Catania 1-3 e andiamo anche a commentare questa partita che comunque ha poco da dire, però qualche cosa, comunque qualche spunto lo ha dato. Ci risentiamo dopo appunto i nostri highlights. A dopo. Dopo. Inizio, l'arbitro, inizio.
lancio di Lodi però è Allora ragazzi, ritorniamo in studio dopo aver visto i nostri highlights. Io ricordo come sempre ai nostri amici che ci scrivono in diretta di firmarvi e di dirci ovviamente chi siete, di dove venite, anche così cioè per noi è un piacere dirlo, ringraziarvi in diretta, dire ovviamente da dove venite, no? Perché comunque se questo istinto rossazzurro arriva oltre diciamo l'oceano o comunque oltre i confini italiani, per noi è sempre un grandissimo piacere. Qui ci scrive il nostro amico che non si firma, che tra poco si firmerà e che sta scrivendo, ma non scrive più. Devi fare la telecronaca? No, adesso allo stile patanè. Nel senso, allora ragazzi, mi raccomando, scrivete, nel senso, se no non vi salutiamo. Secondo me vince il Catania contro il Trapani, anche se non basta. Questo potrebbe anche succedere. Il commento del nostro amico che ci scrive da presumibilmente oltre Oriente o oltre Occidente. Allora, oltre... Cosimo Augusta ci scrive da Gravina. Sì, ragazzi, salutiamo ovviamente tutta Gravina. Sono Adriano e scrivo da Londra. Allora, Adriano. Ciao, ragazzi. Adriano. Ciao, per noi è un grandissimo piacere salutare tutti i catanesi a Londra. E sono tantissimi. Sappiamo quanti ovviamente vanno lì anche per motivi lavorativi, soprattutto qualcuno per motivi familiari, ma principalmente. Perché noi per... catanesi siamo come i pipispeds, così dice. Sì, siamo come i pipispeds. Siamo tutti che... Allora, tutti sì, sono d'accordo sostanzialmente con quello che dice Adriano da Londra. Secondo me il Catania vince col Trapani, anche se non basterà, anche sì, perché penso proprio che comunque sarà una di quelle partite che lasceranno tutto in sospeso per quel che concerne poi il finale. Così Augusta è molto beh, a noi ci crede, a noi ci piacciono queste scene positive. Catania vince. Sì, allora vai, porca miseria. Dobbiamo crederci tutti, non ci possiamo credere. Dobbiamo fare tipo il film di Peter Pan. Io allora, credo nelle fate. Allora, io credo che Lecce perde tutti quanti. Dai, Giulia, ti prego. Federico, allora. Scusate, dai, scherzo. Facciamo un po' di serie. Nel senso, abbiamo visto una partita del Catania per 25-30 minuti circa. Sicuramente col piede sull'acceleratore. Però diciamo che il primo tiro, se tiro possiamo dire, è stato quello di Mannè all'incirca al 21esimo-22esimo, tiro che comunque da posizione un po' proibitiva è finito alto. Poi sì, al 31esimo c'è stato il gol di Lodi, 30esimo circa. Sì, sì. Insomma, possiamo dire che questa squadra comunque il Catania ci mette un grandissimo impegno, grande spirito di abnegazione, ma quanto si soffre le difese chiuse. Sì, si soffre tanto. Queste partite sono spesso chiuse, determinate da 0-0. Infatti io penso che se l'Agracas avesse avuto magari qualche giocatore in più, magari di classe, o sarebbe magari una situazione societaria migliore, a quest'ora non avremmo avuto vita facile. Sicuramente. Perché, o perlomeno avremmo avuto una partita stile Juve Stabia, perché la Juve Stabia era una formazione che difensivamente somiglia molto simile all'Akrakas nel sì, modo sì, come sono chiusi, nel modo sì, nel bloccare anche il
al centrocampo Lodi, come a bloccare centrocampo Biagianti, che deve fare un po' tutto lui. E questo era il vero problema del... Al momento il Catania ha un difettuccio, che è forse scaricano troppo lavoro su un giocatore e a volte non riescono a saper gestire magari i carichi di lavoro, perché a volte vedo fare tutto Biagianti, recuperare il pallone, passare palla, tirare in porta, e questo ovviamente è da ammirare, perché comunque soltanto un capitano può veramente essere così. Ma assolutamente dobbiamo dire che comunque però non può fare solo Biagianti tutto, che poi deve giocare 60 minuti. No, questa, ma non solo questo, sì, io credo che comunque in quella posizione l'unica alternativa potrebbe essere Bucolo, e devo dire la verità, comunque quando è entrato in campo, io l'ho anche scritto nel post partita, ha dato un grandissimo contributo anche da un punto di vista di dettare i tempi, cosa che comunque è arrivato al 65-70 è sempre difficile, no? Secondo me Saro Bucolo ci è riuscito. Secondo me la chiave tattica di questo scorcio di campionato, io parlo un po' sostanzialmente dal dopo Monopoli, no, Federico, è stato da un punto di vista tattico proprio l'aver cambiato un po' gli interpreti a centrocampo, mettendo il mediano diciamo distruttore, che può essere diciamo Biagianti, nella misura in cui comunque la sua classe comunque va oltre diciamo questo diciamo appellativo e questa etichetta, no? Cioè l'aver cambiato quindi Biagianti con Lodi, e quindi aver disimpegnato lo stesso da alcune diciamo incombenze gli hanno permesso ovviamente di poter essere più lucido anche gli ultimi 30 metri, inventare, vedete appunto il Federico, se, se vedi il terzo gol, da dove scaturisce da un'invenzione sua, che apre magistralmente per Mannè, Mannè si fa la galoppata, la mette in mezzo, Mazzarani gli fa il tapin. Insomma, secondo me chiave tattica di questo Catania sostanzialmente questo cambio a centrocampo, ma grandissima prova comunque di un Biagianti sempre più leader di questa squadra, no Giuditta? Ma sì, io l'ho detto anche tempo fa, che per me Biagianti comunque secondo me è una bandiera, perché l'abbiamo visto più e più volte esporsi. Come Prossimo non è d'accordo, Biagianti si deve svegliare. Ragazzi, questo ovviamente il tuo parere, io lo rispetto, però... Ma Biagianti è anche stanco, c'è un uomo, no, è un essere umano. Dovete capire che sta a centrocampo ed è uno che in questo caso deve impostare. E fa sempre il lavoro sporco. Fa sempre il lavoro sporco, si prende le punizioni, si prende le botte, si prende anche i cartellini quando c'è quando occorre, e poi dà a Lodi la possibilità di avanzare, parlare al piede, di evitare anche di dover... cioè Lodi in quella posizione quasi un playmaker, ma Lodi in quella posizione aveva anche il compito un po' di andare a prendere l'uomo, quindi fare l'incontrista, no? Da questo punto di vista, ora mettendo Biagianti lì, Lodi può fare diciamo semplicemente l'inventore, no? Il costruttore di gioco. Poi insomma ragazzi, dovete capire che sono sempre gente che hanno oltre i 30 anni, ma non è neanche questo qua, ma anche un ragazzino alla fine comunque già quasi sta finendo il campionato ed è un campionato che gioca in questo modo Biagianti. No, è incommiabile veramente, secondo me, ripeto, abbiamo detto anche se sbaglio ogni tanto, cioè, ma questo ci sta, siamo umani, grandissimo leader. Allora ragazzi, approfondiamo i temi della partita e poi ci catapultiamo su Catania Trapani, grazie anche all'intervista post partita nella Mixed Zone di Lucarelli. Lo ascoltiamo e lo commentiamo subito dopo. Sì, siamo stati bravi, calmi, freddi e lucidi a aspettare diciamo di sbloccare la partita senza andare in ansia, e poi il secondo tempo siamo riusciti a diciamo a chiuderla. Poi c'è stata quella distrazione che mi ha fatto anche arrabbiare, perché comunque è importante sempre finire le partite senza subire gol, però insomma devo dire che per tutte le problematiche che esistevano in questo impegno, devo dire che i ragazzi alla fine sono stati bravi, a parte, ripeto, quei tre minuti lì dopo il 3-0 che abbiamo rallentato un attimo, e noi quando rallentiamo, c'è già successo con la regina, e,
rischiamo, perché siamo una squadra abituata a stare sempre sul pezzo e non ci possiamo permettere neanche in partite come queste di abbassare la guardia. Ma più che fiducia, la condizione, perché la fiducia almeno da parte mia non è mai venuta a meno, né per lui né per tutti gli altri componenti della rosa. Quindi è chiaro che in un momento del genere bisogna cercare di, si va verso il finale di stagione, bisogna cercare di reclutare il numero più alto possibile di calciatori a disposizione. Con il 3-0, a parte Porcino che purtroppo è uscito per un problema al tallone, e Lodi perché era diffidato, sul 3-0 a quel punto non aveva più senso rischiarlo, e diciamo, poi c'è stato questo avvicendamento, perché comunque ritenevo che Russotto avesse bisogno di fare un minutaggio un po' più alto, piano piano cercare di riportarlo alla condizione degli altri. Ma cambia in vista del primo posto, non cambia niente, perché voi sapete che noi siamo condannati a vincere tutte le partite e quindi non cambia niente. Oltretutto io ieri l'altro in conferenza stampa avevo detto che non mi aspettavo grandi sorprese, invece devo dire che l'Andria ci ha fatto un altro bel regalo e quindi sono venuti questi due punti in più per il Trapani. Peccato e rammarico della vittoria di lunedì che non è arrivata, perché avremmo potuto già ipotecare il secondo posto e magari il Trapani sarebbe venuto, non dico rilassato, però quasi oramai condannato al terzo posto. Invece diciamo, i tre punti sono per noi un vantaggio molto importante, però chiaramente loro crederanno ancora nel secondo posto e quindi sarà una partita a tutti gli effetti. Peccato, però, ripeto, noi guardiamo a noi cercando, come dico sempre, una partita alla volta, e possibilmente mi auguro che si arrivi a questa partita con il Trapani con la cresta un po' più bassa rispetto a come siamo arrivati con quella di lunedì scorso. Sì, ci aspettavamo questo tipo di atteggiamento del Trapani, perché è giusto che nessuno regali nulla, hanno fatto la loro partita, perché comunque per loro, magari in una stagione disgraziata come questa, giocare al cospetto del Catania è comunque per loro una vetrina, possibilità di mettersi in evidenza davanti a noi, davanti alla nostra gente, davanti alla nostra società, e quindi è chiaro che anche partite come queste, cioè fosse arrivata magari una squadra di bassi fondi di classifica, sicuramente non avrebbero offerto questa prestazione. Arrivando il Catania si sa che noi diventiamo un po' come gli spinaci per braccio di ferro per i nostri avversari, a giusta ragione, perché ripeto, giocare con il Catania fino a che speriamo per poco il Catania sarà in questa categoria, diventa per tutti un momento per mettersi in evidenza, per farsi vedere, per attirare le attenzioni su di sé. Speriamo finisca presto questa cosa. Ci concentriamo troppo spesso sul bicchiere mezzo vuoto, cioè laddove abbiamo lasciato qualche punto, però secondo me sarebbe anche importante valorizzare laddove invece siamo riusciti, contrariamente ad altre squadre, penso anche a Fondi per esempio, noi siamo passati abbastanza agevolmente 3-0, il Lecce ci ha pareggiato, il Trapani ci ha perso, quindi è anche vero che poi dove gli altri hanno inciampato noi siamo andati a prendere punti. Il fatto delle 10 vittorie in trasferta è un cambio di mentalità notevole che abbiamo dato rispetto al recente passato, però io vorrei essere ricordato per l'allenatore che porterà il Catania in Serie B e non per quello che c'è il record di vittorie in trasferta. E allora ragazzi, insomma, parole emblematiche del tecnico livornese, passiamo leggermente l'audio, Enrico, insomma, il punto sostanziale è che col Trapani non bisogna alzare troppo la cresta, almeno quello che dice Lucarelli, perché potrebbe anche essere una di quelle partite anche a rischio, dove il Trapani comunque è anche una squadra, l'ha dimostrato anche all'andata, sa giocare sulle ripartenze. Esattamente. Quindi importante anche non sapersi scoprire, cercare di fare attenzione anche ai minimi dettagli su quello che può essere anche, diciamo,
un passaggio, un retropassaggio magari sbagliato di qualche centimetro, di qualche grado, se parliamo di retropassaggio in diagonale. Insomma, possibilmente tutte queste cose, diciamo, bisogna stare attenti, ed è una delle preoccupazioni di Lucarelli, che diciamo non nasconde, no? Sì. Quindi poi insomma, anche parlato di quello che vuole essere lui, cioè vuole essere ricordato non per le 10 partite esterne vinte, ma per quello che è l'allenatore che ha portato il Catania in Serie B. Questo, diciamo, è emblematico. Vorrà dire comunque in qualche modo Lucarelli vuole, anche ci tiene, diciamo, a essere decisivo. Lo possiamo capire, speriamo ovviamente che queste sue parole siano anche ben auguranti, perché vorrà dire che il Catania comunque sarà arrivato laddove il tecnico ovviamente ex Livorno e Messina, diciamo, diciamo, ha progettato, esattamente. Bene, e allora detto questo, diciamo, Federico, direi anche di approfondire un po' il percorso di Catania e Trapani, con alcune chicche che durante, diciamo, la settimana abbiamo anche preso, estrapolato un po', sì, tutti i social network o comunque fonti di informazioni varie, perché comunque volevamo mettere appunto a paragone queste due formazioni siciliane, gli antipodi per quello che riguarda ovviamente i punti geografici della Sicilia, Trapani e Catania, Occidente contro Oriente, Catania e Trapani, Oriente contro Occidente. Avremo anche modo di mettere una guerra fredda, dai. Ma nel senso, ovviamente, fra due tifoserie, la guerra fredda, sono molto amiche, quindi anche da questo punto di vista proviamo anche a trovare queste differenze, no? Beh, allora non la possiamo definire neanche guerra fredda. Comunque, no, differenze, dai. Comunque, allora, innanzitutto passerei a leggere una classifica particolare del girone C. Possiamo dire del rendimento delle ultime 15 giornate, che possiamo dire è importante per definire le sorti del campionato. Al primo posto troviamo a 29 punti il Catania, che ha fatto, possiamo dire, delle 20 vittorie che abbiamo parlato prima, ben 8 in queste 15 partite, quindi possiamo dire quasi la metà delle vittorie sono venute in queste 15 partite. Sì. 5 pareggi e 2 sconfitte. Da notare anche le reti fatte, che sono 27. Sì. E 14 reti subite, che possiamo dire 5 le abbiamo prese a Monopoli. Proprio togliendo quella partita, comunque è stato un blackout generale e una sconfitta totale. Diciamo che il campionato di ritorno del Catania è stato veramente ad alti livelli. Cioè, sì, lo dobbiamo anche dire, perché poi comunque tutto questo va anche a confluire su dei discorsi di positività, che anche non mi sbaglio, il nostro Catania appunto è il primo nel girone di ritorno. Sì, questa è la classifica, sì, del girone di ritorno. Quindi, allora, sì, Federico, continua così noi abbiamo anche tutto, diciamo, molto più chiaro, ecco. Ecco, poi al secondo posto, insieme alla Casertana, troviamo il Trapani, sempre a 29 punti, con le stesse vittorie e pareggi e sconfitte del Catania. Però il Trapani ha realizzato 23 reti, subendone sempre 14 come il Catania, e la Casertana segnandone 16 e prende subendone soltanto 10, quindi meglio di Trapani e Catania. Al quarto posto troviamo la Juve Stabia, 28 punti, al quinto posto il Lecce, 27, il Cosenza e il Monopoli chiudono al sesto e settimo posto. Allora, ringrazio in diretta, scusami Federico, ringrazio in diretta il nostro Adriano, che mi ha nominato amministratore del gruppo ufficiale Calcio Catania Club Ufficiale Londra. Ti ringrazio ovviamente per questa nomina e questa piccola grande responsabilità, diciamo, comunque ricambio con grande affetto per quel che concerne ovviamente le nostre diciamo direttive, diciamo, informazioni anche sul gruppo. Tanto una piccola chicca che forse è fuori tema, ma De Canio sta facendo un campionato importante con la Ternana. Sì. Veramente mi sta sorprendendo questo, che veramente, mi ricordo a Catania era un allenatore, possiamo dire, forse il più scadente che abbia mai visto. Sì, sì, anche Giampaolo? Sì, uno dei più scarsi. Sì, sì, assolutamente. Giampaolo, tra lui fine... Azzoli, no, io Giampaolo non lo metterei. Era un tattico Giampaolo. Giampaolo, oddio, nel senso, in un tattico, contesto, diciamo, tra virgolette. Vabbè, lasciamo stare, ragazzi, perché veramente altrimenti non ce ne usciamo non più. Ce ne usciamo più, vabbè. Allora dai, Federico, dai, così commentiamo le parliamo statistiche. Anche dei risultati utili avuti tra Trapani e Catania. Il Trapani ne ha ottenuti ben 10, più stati utili consecutivi. Sì.
partendo dalla sconfitta con la Leonzio praticamente nel giorno di Sant'Agata, 4 febbraio, e poi la sconfitta con la Virtus Francavilla della domenica scorsa per 2-0. E il Catania invece, dopo la sconfitta di Monopoli per 5-0, sì, ha ottenuto 8 risultati utili consecutivi. In pratica, praticamente al momento non perde proprio da febbraio. Quindi nei mesi di marzo e aprile praticamente il Catania non ne ha persa più una. Questa buona, è buona, hai visto, insomma. Però stiamo zitti, meglio tenere l'acqua in bocca. E poi dobbiamo anche segnalare per l'attacco, e sì, poi parleremo anche di difesa, che Curiale e Barisic in avanti hanno realizzato entrambi in un campionato 22 reti, sì, e Vacuo più Murano 19 reti, 19. Togliendo anche Reginaldo, che comunque è passato alla Provercelli in Serie B. Parliamo anche dei minuti di imbattibilità tra Catania e Trapani, con 329 minuti di imbattibilità per il Catania, partendo dal gol preso al 91esimo da Delvino in casa del Bisceglie, e poi dalla partita con l'Agracas con la rete di Pastore. Il Trapani invece con 351 minuti di imbattibilità, con la rete presa da Dursi in casa contro sempre il Bisceglie, e poi l'ultima rete presa è quella contro il Francavilla con la rete di Biason, e poi a parte poi le reti di Anastasi e sì, quella di Quinto con la Fidelissandria. Quindi possiamo dire che il Trapani si è perso molto nelle ultime due partite. Possiamo dire che forse ha buttato il suo campionato in queste due partite. Ovviamente facendo tutti gli scongiuri del caso posticipando questi discorsi ovviamente alle 23 potremmo circa sapere 23. Tutto. Circa 23, ok. Chi gufa? Nessuno gufa. No, nel nostro caso comunque cerchiamo di capire da queste statistiche anche qual è il percorso. Noi gufiamo solo una squadra, ragazzi. Gufiamo solo una squadra che ovviamente non è né Messina, né Catania, né Trapani, né... Non è neanche il nostro girone. Non è neanche il nostro girone. E non è neanche in questa categoria. E dai, Carucci, dai, non esageriamo. Dai, ragazzi, comunque ci sta. È un animaletto simpatico il gufo, però. Dai. Sì. Loro sta non là, possono osservarti, dire altrimenti, dai, perché ne hanno un altro animaletto che praticamente è con le orecchiette. Vabbè, lasciamo stare. Ragazzi, saluta sempre, fa hello. Dai, Giuditta, lascia stare, dai. Che no, perché poi io sono nominata la squalità del gruppo. Io sono quella che faccio le battute sceme, le faccio io. Ma sì, abbiamo capito tutti qual è quello che ha il Dolcello Kitty come sponsor ufficiale. Meno male che è senza bocca, dai. Vabbè, allora, Federico, allora, insomma, da queste statistiche che cosa possiamo dedurre sostanzialmente? Che sono due squadre. Hello. Non ti può sentire. Che sono due squadre assolutamente alla pari. Sì. Però il Catania ha una marcia in più, assolutamente, che secondo me è determinata dalla grinta dell'allenatore. Sì. Per me, allora, nulla togliendo a Calori, che assolutamente è un buonissimo allenatore per la categoria, anzi secondo me è sprecato Calori per la Serie C, è un allenatore di Serie B, però la grinta secondo me in questa categoria conta, e come, anche lo stesso Liverani, non essendo un allenatore top, l'anno scorso con la sua grinta ha salvato la Ternana e sta portando il Lecce in Serie B. Questo, certo, bisogna dirlo, un allenatore, possiamo dire, che sa prendere la squadra per i cavilli. E stessa cosa se parliamo di Lucarelli, quindi possiamo dire due allenatori grintosi. E questa è una dimostrazione che con la grinta una squadra si può risollevare. Possiamo vedere anche l'esempio del Milan di Gattuso, una formazione, anche ad esempio la Juve Stabia di Caserta, ex giocatori che allenano la squadra del cuore, che magari si risollevano magari immediatamente. La Juve Stabia quest'anno sta facendo, nonostante tutto, un grande campionato con Caserta. Certamente. Alla allora, prime armi, eh? Federico, andiamo ad ascoltare il parere del nostro Vincenzo La Rosa, che comunque su Catania Trapani dice sempre la sua, ha un modo anche di analizzare questo match cercando di snodare anche quei discorsi che fino adesso, diciamo, non sono stati affrontati. Ci ascoltiamo Vincenzo La Rosa e poi subito dopo con i top e flop di Cristian. A dopo, ragazzi. Pensare Catania-Trapani come partita decisiva
sia in chiave secondo posto o consolidamento del secondo posto, sia per un eventuale rush finale verso la vetta, produce i suoi pro e i suoi contro. Abbiamo già visto che in partite come quelle contro la Juve Stabia, piene d'ansia, caricate dall'ambiente, piene non solo di ansia come detto prima, ma di aspettative, il fattore intimorimento nei confronti della squadra risulta sempre alto, a volte letale. Considerare Catania Trapani decisiva, sì, ci può stare, in verità oggettivamente lo è. Soggettivamente il Catania deve preparare la partita, questo derby sentitissimo tra virgolette, più che altro per questioni di classifica che per questioni di tifo, contro i Granata, deve essere preparata appunto dai rossazzurri in maniera spensierata. Il Catania sa che arrivare primi è quasi impossibile, quindi è ovvio, deve preparare la gara, preparare questo match con la spensieratezza di quelli che non hanno nulla da perdere, quindi sentendo più la bellezza del match che la appunto relativa importanza che possa avere. Andare a giocare come se fosse una finale, per il bello di giocare a calcio, per il bello di dare un'emozione ai propri tifosi che sicuramente accorreranno in massa nei gradoni del Cibali. Per quanto riguarda il Lecce ha dato uno strano vantaggio al Catania, e qui mi spiego. Il Lecce ha dalla sua un'arma potente se saputa ben usare, perché quei 4 punti è un'arma potente, ma non tutti i fucili possono essere imbracciati da chiunque. Devi avere esperienza nel saper sparare, nel saper mirare. Quei 4 punti sono il punto di forza da una parte dei salentini, dall'altra rovescio della medaglia o faccia della stessa medaglia è anche il suo punto debole. Troppe volte gli uomini di Liverani si sono convinti di aver vinto il campionato solo a metà del girone di andata o di quello addirittura di ritorno. Quindi convincersi che quei 4 punti siano un tesoro ormai sicuro in cassaforte, chiuso col lucchetto, potrebbe riportare i giallorossi sulla via di un nuovo smarrimento, quello che comunque li ha colpiti nelle ultime gare, nonostante le vittorie con la Regina soffertissime e col Fondi, dove il Lecce non ha fatto altro che capitalizzare al massimo con il minimo sforzo, impegnandosi quindi al di sotto di quelle che sono le aspettative di una squadra che dovrebbe andare a chiudere questo campionato al vertice. Quindi da una parte il Lecce è convinto quasi di aver vinto il campionato, avrà due insidie, uno quella mentale, la seconda quella di campo. Quella mentale all'80% è quella che ti potrebbe far scivolare. Di fronte il Lecce avrà una Paganese dimessa e ovviamente e tecnicamente non all'altezza dell'attuale capolista, dall'altra avrà il Monopoli che sente molto il derby con il Lecce, lo sente molto perché è legata ai colori biancorossi del Bari. Quindi attenzione, il Lecce, non illudiamoci, partiamo da questo presupposto: il Catania deve andare a blindare il secondo posto, battere il Trapani, giocarsela con una finale e poi andare a raccogliere il massimo nelle due partite che restano, che sono la trasferta di Matera difficilissima e quella è la partita in casa con il Rende, per chiudere al meglio la stagione con una formazione ostica, quella del Rende, una formazione rivelazione all'interno di questo campionato di Serie C, una formazione che gioca a calcio, ti fa giocare a calcio e ha fatto anche vedere belle cose. Quindi potrebbe essere anche un modo per chiudere la regular season e proiettarsi ai playoff, dando dei determinati segnali sia a livello di mentalità che di gioco. Il Lecce avrà Paganese, come detto prima, e Monopoli.
scivolare, sarà difficile che il Lecce scivoli, ma quei 4 punti possono far forse convincere troppo gli uomini di Lucarelli, che ora sono stanchi, ora sono stanchi, e il traguardo, se prima era vicino, lo vedono un po' più distante rispetto a prima, ma lo vedono più distante perché non sono mai riusciti nella con convinzione almeno, non sono mai riusciti a ammazzare questo questo torneo. Il Catania deve fare il suo, deve mettere ovviamente il fiato sul collo a Lecce e terminare questo campionato con meno punti di differenza possibili nei confronti dei salentini. È inutile dirlo, i salentini hanno al 90% la Serie B in mano. Il bello di questo, quindi l'arma forte da parte del Catania, è che appunto il destino è nelle mani del Lecce e solo il Lecce lo può rovinare. Il Catania ha una spensieratezza che lo porterà da qua alla fine dicendo che sì, pur rammaricandosi su qualche occasione sprecata, ma proiettandosi, dandogli la forza per proiettarsi atleticamente e mentalmente verso quello, quelli che sono i playoff, ricordando che il Monopoli ci fece già un regalo a Matera e che lo stesso Matera ce lo fece qualche tempo fa. Vediamo se la Cabala riunisce i suoi elementi a favore di un Catania che nei confronti del Lecce ha soltanto il 10% di riuscita nella possibilità di ottenere la Serie Cadetta in maniera diretta. Allora ragazzi, sì, parere un pochettino, come dire, scongiurante, come forse qualcuno sa, dal gruppo WhatsApp del nostro Vincenzo, che come sempre cerca di mantenersi con i piedi per terra per non fly down, per non, appunto, per, lui è proprio il classico fly down, è molto molto con i piedi per terra, ecco, nella fattispecie. Ben piantato per terra, sì, comunque il suo pensiero in un certo senso può avere anche delle fondamenta. Il punto focale è che arrivare a meno uno del Lecce significherebbe per il Lecce stesso comunque una pressione psicologica che non è abituato, diciamo, a sostenere per tutta una stagione, dove magari ha giocato anche prima il Catania, mentre ha giocato dopo, quindi ha saputo comunque tenere botta, no, alla necessità anche di vincere determinate partite, e comunque lo ha fatto, no, il Catania quasi sempre, alcune partite le ha steccate, però è anche vero che Lecce non è abituato, no, Federico, alla pressione psicologica, no? Sì, assolutamente. Però posso dire, nel calcio non si sa mai. Io mi auguro un finale di stagione, se vi ricordate, forse il finale di Premier League 2011-2012, quando il City vinse il campionato nei minuti di recupero. Al 91esimo pareggiò e al 92esimo vinse la partita. E mi auguro proprio una fine di campionato del genere, un Catania rende in rimonta e il Lecce che magari ci fa il regalo e pareggia. Io non dico niente, perché comunque c'è sempre Monopoli Lecce, staremo a vedere, o Lecce Monopoli, non mi ricordo. Sì, io mi auguro che comunque sempre Monopoli 5 viene fatto il Catania, cioè, no, vi ricordate l'anno scorso, no, la traversa eccetera eccetera, non dico più niente, dai. Allora, vi ricordate, insomma, quanto Monopoli sia stato decisivo la scorsa stagione? Bene, io non voglio dire niente, parlo con il nostro Christian, perché è arrivato il momento ovviamente di sapere la sua, con i classici top e flop, e poi cercheremo anche di strappargli qualche considerazione per Catania-Trapani. Passiamo il sound, lo lasciamo così, perfetto, no, così, perfetto, così. Un guasta. Pronto? Pronto, ciao Christian. Ciao Christian. Pronto, buonasera a tutti. Allora Christian, insomma, partita comunque quella contro l'Akragas, sostanzialmente positiva per larghi tratti della gara, anche se anche Lucarelli, diciamo, l'ha ribadito nel post partita, nelle dichiarazioni a caldo, insomma, si poteva evitare di prendere quel gol, soprattutto per come è arrivato, più che altro perché comunque il Catania manifesta quei tassativi momenti di blackout che comunque ci preoccupano un po'. Sì, io la sintetizzerei, ecco, tutta questa analisi corretta, perché io penso così,
dal momento in cui è uscito Lodi. È stato un cambio che ho condiviso, anche perché devi andare a vedere in ottica delle prossime partite, era rischioso poi di giocare tutta la partita a Lodi, quindi anch'io personalmente avrei fatto quel cambio lì. Però ecco, sì, parlando dell'atteggiamento del Catania, se si deve dirla tutta, il Catania diciamo è calato appena uscito Lodi. È stato un buon atteggiamento che mi ha ricordato molto la partita a Fondi, quella la prima di Natale, dove il Catania, dopo aver fatto il 3-0, pare si sia cullato. Ci sta un pochettino, ecco, non forzarsi più di tanto, giusto? Però non lo so, oggi abbiamo preso l'Agragas domenica. Sì. Poteva capitare un altro avversario e poi poteva andare a finire anche male. Tanto è vero che dopo il 3-1 mi ha fatto l'impressione come se l'Agragas potesse fare anche il secondo, visto, perché il Catania l'ho visto un po' troppo rinunciatario. Insomma, sì, non solo rinunciatario. E non sono stati segnali che non mi sono piaciuti, perché... Ma non solo a noi, ripeto, perché anche Lucarelli è stata una delle prime cose che ha detto nelle interviste, quindi sicuramente il Catania manifesta questa preoccupazione che spero ovviamente non si cioè abbia nella sua, diciamo, un'eccezione proprio contro il Trapani, che vorrà dire che comunque il Catania fare una partita comunque sopra le righe. È chiaro che non puoi essere, giusto, no, Cristian, diciamo, lo stesso eccelso e andare a 100 all'ora tutti i 90 minuti, ma nella misura in cui magari rifiati un poco, no, Cristian? Quando rifiati, comunque cerca di chiuderti bene per non prendere gol, no? Cioè di non fare errori stupidi. Ma anche perché io lì proprio me la sono preso un po' con tutta la difesa, perché è stato un gol proprio stupido. Questo è un gol veramente stupido, anche a partire da, vabbè, la difesa parlando, ma anche Pisseri, cioè non lo so. Mica che abbia fatto un dire bello piazzato, ha tirato a come gli veniva, parliamoci chiaro. Ha tirato a il primo palo. Sì, scusatemi il termine, alla Katsum. Esatto. Okay. Esatto, questi sono i classici gol che fai quando vai al campetto con gli amici, tiri a caso e prendi l'angolino ed è entrata. Sì. Cioè è proprio stupido, un gol più stupido. Va bene, ci auguriamo ovviamente che queste, diciamo, lacune contro il Trapani non si verifichino, perché veramente è una partita davvero troppo importante. Andiamo subito con i top di questa partita e sui flop, e poi ti faccio una domanda su Catania Trapani. I top, io voglio premiare tutto il centrocampo, come ho fatto anche nei miei top nell'articolo. Sì. Perché molti hanno premiato solamente Lodi per il fatto del gol, per il fatto che a centrocampo comunque in fase offensiva addirittura lo si vedeva anche trequartista, stando non fondamentale di più. Vabbè. Però vorrei sottolineare anche la prestazione degli altri due compagni di reparto. Certo. Gelli ha fatto una grande partita dal punto di vista difensivo, la sua classica partita è stata comunque fondamentale. Un'altra partita che mi è piaciuta è stata quella di Mazzarani, perché comunque ha giocato bene sia a centrocampo sia in fase più avanzata, ecco, perché noi i problemi di questo Catania a centrocampo sono stati appunto che Mazzarani, essendo propenso alla fase offensiva, lasciava certe volte, certo, tanti spazi al centrocampo e gli avversari prendevano facilmente appunto tutta la zona mediana. Considerato Mazzarani, forse, certo, considerato che Lodi comunque non è mai stato un classico, diciamo, caterpillar, comunque stratica palloni, no? E quindi tra lui e Mazzarani, esatto, avevamo poco filtro, no? Invece in questo modo, forse invertendo l'ordine degli addendi, scusate, il risultato cambia. Non è una proprietà commutativa, diciamo. Esatto, ecco. Perché comunque vedi che quello, il discorso hai detto tu, Lodi comunque in fase avanzata l'abbiamo visto anche andare a concludere. Se va a concludere perché comunque ha lo spazio di poter aumentare il suo raggio d'azione, comunque avvicinarsi in aria e quindi concludere. Quindi significa che tutta questa serie tattica di stravolgimenti ha portato dei benefici sia in fase difensiva, perché Biagianti incommensurabile,
ma anche in fase offensiva, perché lo stesso Mazzarani poi lo ritroviamo spesso a concludere, cose che magari non è stata in alcune partite dove magari tentava più che altro la soluzione da fuori con scarsi risultati. Quello che è stato nella scorsa partita contro la Juve, insomma, epilogo diverso di due partite comunque sostanzialmente quasi uguali, come diceva Federico, proprio perché USA e Akragas si difendevano allo stesso modo, no? Eh sì, ma qui anche secondo me Catania ha potuto fare quello che voleva. Sì. Perché comunque poi sono emerse le qualità dell'avversario. Cioè, non voglio mancare di rispetto all'Akragas, che comunque la sua modesta partita l'ha fatta e con tutti fa una buona figura, nonostante tutti sanno le condizioni della società, della squadra e tutto. Però ecco, le qualità poi si sono viste, anche perché lì, sì, lì dietro ne lasciavano spazio parecchio. Quindi ovviamente una squadra come il Catania, che ha delle grandi qualità, ne ha approfittato. La Juve Stabia invece è stata molto ma molto più attenta in fase difensiva. Quindi secondo me anche il Catania ovviamente ha fatto una grande partita, ma è stato agevolato secondo me anche dalla qualità, ecco, dell'avversario. Certo, che è mancata sicuramente. Quindi top Lodi, Biagianti, Mazzarani. Mazzarani, sì. Tutto un centrocampo. Poi, insomma, sì. Sì, sì, tutto il centrocampo mi è abbastanza piaciuto. Poi come top vorrei mettere due membri dell'attacco su tre, che sono Curiale e Mannè, perché Barisic no, perché non ha convinto appieno. No, vabbè, ha fatto la sua partita modesta, comunque senza infamia e senza lode, no? Sì, sì, ha fatto una partita, come dici tu, modesta, ma non da top, ecco, sì, come l'ha fatto altre volte. Certo, ok. Curiale perché comunque quindicesimo in questa stagione. Capocannoniere, ha fatto un assist, difende la palla sul primo gol, la scarica dietro. Diciamo che si vede un po' ovunque. Certo. Possiamo dire il Berghessio, quello possiamo dire visto in Serie A, molto simile, però più prolifico. E secondo me anche più forte. Addirittura? Sì, più forte tecnicamente. Sì, come tecnica Angelo vedo meglio rispetto a Berghessio. Berghessio non era un granché, era molto comunque fisico, molto era di quantità. Era uno che sapeva, era uno che Dio sapeva non era alto. A differenza di Curiale, Berghessio era uno che sapeva giocare tantissimo spalle alla porta. Certo, questo sì. Mi ricordo tantissimo e la classificazione del Catania, palla, Berghessio come palla, se ne porta tre e scarica sulla fascia. Questa era la classificazione del Catania di Mondella, con quello di Maran, vabbè, sì, il più grande Catania. Ok, Cristian, sì. Invece per i flop? Per i flop un po' tutta la difesa, soprattutto i centrali, ma tedeschi, anche gli esterni, non mi hanno convinto appieno. Sì, sono d'accordo con te, mi aspettavo di più soprattutto da Tedeschi, che comunque poteva in qualche modo, avendo la sua chance, almeno poteva essere. Non mi è piaciuto Blondet, un po' diciamo sottotono, e poi ovviamente dall'altra parte chi c'era? Non ricordatemi bene, perché mi sono... C'era no, Porcino da un lato e Esposito dall'altro. Porcino ed Esposito ovviamente nella fase offensiva. Bene, però comunque ripeto, anche in misura... Tutti altri Esposito dietro è stato più attento, avanti dà molto ma molto poco. Allora, ancora un giocatore si deve svezzare su tanti punti di vista, quindi sicuramente è un giocatore da tenere d'occhio, però diciamo vedremo comunque. Bene, allora Cristian, ti chiedo per chiudere, Catania-Trapani sicuramente è una partita fondamentale. Michele Spredicato 0-1 90esimo Drudi. Vabbè, sicuramente un nostro caro amico di Trapani, chi potrebbe essere? Magari anche un nostro caro amico Leccese. O Leccese, non so di dove sei, firmati Spredicato. Secondo me è proprio Leccese, perché Drudi fino a prima di gennaio era Lecce, quindi può darsi che Leccese questo amico. Vabbè, sì, sicuramente sarà Leccese, vabbè.
Salutiamo quindi... il nostro amico Michele Spedicato. Ovviamente ci fa piacere, dai, che ci scrive. Ci scherziamo, ragazzi. Non lo prendete sul serio. Vabbè, infatti, allora, ma è bello che un po' tutta, cioè, sì, noi parliamo del Catania, però è bello abbracciare un po' tutta la tutta Italia. E siamo contenti che i tifosi dell'Ecce sono la girone C della Serie C. Sono tifosi anche del Catania, no? Comunque è normale. Ma non è neanche questo, ma dai, un po' di fair play, ragazzi. Non è questione di fair play, è questione di cucumanna. Vabbè, allora, andiamo a chiudere. Catania-Trapani, come dicevo, è una partita che qualcuno dice che è la partita fondamentale. Qualcun altro invece pensa che comunque, nonostante dovesse, speriamo ovviamente, che sia così, arrivare alla vittoria, non bisogna sconcentrarsi, perché lì potrebbe anche perdere, cioè il Catania potrebbe anche perdere il campionato. Come la pensi tu da questo punto di vista? Partita decisiva oppure partita che comunque nasconde altre partite anche decisive? Secondo me è una partita, secondo me è decisiva questa col Trapani, sì, sia per le ambizioni del secondo posto, sia anche per sperare nel primo posto. Certo. È bello, a tutti quanti. Però secondo me alle volte anche i più importanti match di Serie A ce lo insegnano. Cioè, se è un match tanto pompato, potresti regala poche emozioni a vedere il derby. Sampdoria-Genoa 0-0, Lazio-Roma 0-0, Milan-Inter 0-0. Cristian, a meno che hai il cuore di una pattumiera. Abbiamo la porta aperta. Vabbè, dai, perché Christian, comunque torna a mangiare che... patatine in curva, bere la nostra Sprite, bere la sua bella Sprite, e a fare i top e flop, direbbe Buffon. Mi raccomando, non Coca-Cola ma Sprite. La Sprite, ok. La Coca-Cola fa male, capito? Invece la Sprite fa proprio provoca rotte cose. Sappiamo ormai che poi di sportività rutto ormai, libero, dai. La sportività non risiede più fra le casse delle maggiori big blasonate del calcio italiano. Vabbè, e noi siamo un velo pedoso. No, calcio di professione, proprio una bella passata di cemento armato, proprio non ne parliamo più. Proprio è una cosa da nel dimenticatoio, perché è stato assurdo. Ricopriamo di pattumiere, dai. Allora, ragazzi, Cristian, allora qual è il tuo augurio? Cosa ti aspetti di diverso da questo Catania che non ha saputo dimostrare? Cioè, Michele ci saluta, saluti dal Salento. Dal Salento, vabbe, sei generale. Vabbè, Salento, amore. Cioè... Salento è come dire. Vabbè, Salento, mi ricordo. Saluti dalla zona della Valle Etnea. Che vuol dire? C'è la Valle? C'è. Che ma scusami, da Salento. Per Salento, i salentini intendono Lecce. Mi ricordo un po' su Striscione che loro scrivono. Hanno messo Salento is not Puglia. Quindi hai capito? Anche Gallipoli. Salento uguale Lecce, questo per loro in, Quindi ci gioca il Bar Salento lì, ok. Sì, ragazzi, Cristian, dai, siamo a chiusura, non mi pare il caso. Io ti ho fatto una domanda cortesemente, rispondimi, che se no lo so, però cadiamo puntualmente. Allora, ascolta, sto scherzando. Allora, dicevo appunto, qual è il tuo augurio? Cioè, cosa ti aspetti che il Catania faccia di diverso, in positivo, ovviamente? Cioè, cosa ti aspetti che migliori in questa partita? E che chi sia, diciamo, il giocatore decisivo per quella partita, ovviamente, per lunedì prossimo? Sicuramente mi aspetto una prestazione di grande carattere, ma non solo per le sorti che possono essere che dipendono dal risultato, sì, ma comunque giochi contro una delle tre più blasonate del campionato, quindi dimostrare di essere forte, di far capire chi sei anche all'avversario. Certo. Sicuramente, almeno secondo me, il Trapani non verrà qui con le stesse ambizioni della Juve Stabia. Penso che giocherà una partita più aperta rispetto alla Juve Stabia, perché comunque sebbene che abbiamo perso le speranze per il primo posto, comunque sappiamo che il regolamento dei playoff è importante arrivare ai secondi. Certo. Quindi può darsi il Trapani dare il tutto per provare anche a vincere la partita, quindi può darsi il Catania, trovando una squadra più aperta,
potrà, ecco, sfoggiare le sue migliori qualità, perché il giocatore ce li ha. Invece il Trapani non si spogli delle sue vesti più nobili e comunque si metta quelle più malsane di una squadra che si arrocca tutta quanta, tutte 15 e 26 dietro la linea del pallone, perché altrimenti veramente penso proprio che, insomma, non lo voglio dire. Ok. Perché Cristian, apro una breve parentesi, sì, prima di chiudere. Mettiamo caso sia così, che si arroccano. Sì. Io ti rispondo di nuovo alla domanda, quella che tu mi hai detto, cosa ti aspetti dal Catania? Dal Catania, quello che è mancato con la Juve, la cattiveria nello sfruttare le poche occasioni che potrebbe avere. Cioè, proprio la essere cinici proprio per quelle poche manciate di occasioni, esatto, che possono capitare. Capitano durante una partita, se sei bravo anche a sapertele creare, e quindi lì anche sapere sfruttare queste azioni nel migliore dei modi, perché lì dimostri che cosa, Cristian? Dimostri di essere anche una grande squadra. Ecco, questo è. Cioè, noi adesso contro il Trapani ci aspettiamo la prova della grande squadra. Se così dovesse essere, allora vorrei dire che il Catania sicuramente in un modo o nell'altro, tramite playoff, tramite primo posto diretto, comunque si aggiudicherà la Serie B. Perché questo è, se si fa questo, secondo me, salto mentale di maturità, arriveremo in Serie B. Quello che è mancato fino ad ora, sì. Lo siamo tutti, però purtroppo i dadi parlano chiaro. Quando il Catania ha avuto l'occasione di accorciare, ha un po' steccato, è sempre steccato. Quindi speriamo che sia una volta buona. Dai, l'ultimo, diciamo, rantolo, l'ultima curva, e noi ovviamente ci aspettiamo di tutto da questa partita. Io ti ringrazio, Cristian, come sempre, per il tuo contributo, è in puntata, è fuori le puntate, ovviamente, con i tuoi top e flop, e noi ovviamente con te ci risentiamo prossima settimana. Ciao. Ciao Cristian. Buona serata. Ciao Cri. Allora, ragazzi, andiamo a chiudere con le solite chiose delle ore 10. E qui ovviamente subentra la nostra Giuditta, che come sempre è impegnata a leggere tutte queste notizie del Catania che scorrono davanti ai suoi occhi, e lei purtroppo non può fare a meno che mangiarsele con gli occhi, proprio perché comunque con la mente è proiettata con noi le nostre discussioni, quindi con una parte del cervello legge e ascolta le cose. Sono una femmina. Bravo. Posso fare più cose contemporaneamente. Wow, questo ci allieta. E per questa ragione, visto che puoi fare più cose contemporaneamente, la chiosa della puntata 143 la do a te, ovviamente. Ma posso anche rifiutarmi di fare Allora, visto scherzo, che tu ti rifiuti, io scherzo, giro scherzo momentaneamente, visto che tu ci pensi a chiosare come sempre, giro ovviamente la palla. Ma già avete chiosato, ho una serata che voi chiosate. Faccio un passaggio filtrante al nostro Federico, che ovviamente si invola verso la porta e ci dirà, secondo te, cosa ti aspetti da questo Catania di diverso. Un aspetto, qualcuno, qualche giocatore che magari ti aspetti faccia una partita diversa dal suo solito. Quale aspetto o quale giocatore? Che... Io mi aspetto due giocatori, sì, inizialmente. Uno è Russotto, che torni a fare il Russotto. E te lo stavo per dire, guarda, io ti ho anche forse un po' suggerito. E un altro è Di Grazia, che già ieri... Anche io stavo pensando a Di Grazia, Che ieri già ha detto, io spero che il mister mi faccia giocare già dai primi minuti, in modo tale, anche se togliere il posto a Barisi ci ha detto che è difficile perché è in ottima forma, però io spero di avere un buon minutaggio. Parole sue, eh? Sì, in ottima forma ieri a Catania Social Club, quindi dice... Ma non sarà un modo di vedere la vita. E vabbè, ma forse secondo le gerarchie di Lucarelli Barisic è titolare ora, questo dobbiamo cercare di capirlo, Di Grazia forse o perché se non è in forma, forse perché da fastidio muscolare, o forse perché in allenamento non rende quanto Barisic, il posto titolare l'ha perso. Questo beh, è... sicuramente un po' tutte le cose che hai detto, però credo che in questa partita si azzerano un po' tutte le variabili. Allora, no? Appunto, ve la posso dire una cosa, perché comunque Di Grazia se la sente dentro, penso, questa partita. Sì, sicuramente. Quindi allora, sarebbe giusto anche sfruttare la sua giovane età. Sì. La sua forza fisica, perché comunque è molto giovane. Bisogna vedere, Giuditta, quando
in che occasione è meglio sfruttarlo, cioè magari nella prima fascia di partita, quindi nella ora, come spezzagioco. Di Grazia deve giocare come spezzagioco. E allora l'ultima mezz'ora magari. Ma neanche l'ultima mezz'ora. Farlo entrare nel momento in cui cioè la partita inizia a diventare un po' statica, no? Quindi un giocatore metti caso si arroccano veramente, come dicevi tu. Allora ci vuole un giocatore che spezza il gioco. Sì, senza un giocatore che di aria nuova, diciamo che diciamola così. Ok. Quindi questo diciamo è quello che vi aspettate voi, Russotto e Di Grazia. Giuditta, Russotto e Di Grazia ha detto Federico, tu che cosa ti aspetti di questo Catania? Cioè, quale aspetto vorresti che ti stupisse di questo Catania? In positivo, Benda. Che mettessero dal primo istante non solo il cuore, ma anche la testa. In che senso? In che senso? Che devono giocare sì col cuore, ma con la testa, perché certe volte si fanno prendere dalla non so da che cosa, ogni volta che ci sono queste partite che sono, diciamo, dei punti cruciali. Quindi distrazione, dici? No, ma magari troppa... si fanno prendere proprio dal non lo so, dall'euforia, dalla situazione, che giochino un pochettino più con la testa. Un po', come detto, un po' più cinici, un po' più... Sì, forse questo è quello che manca. Perché il Catania ogni volta che ha avuto una partita, magari il Lecce perdeva, quindi aveva modo di recuperare qualche punto, il Catania entrava in confusione. Perdeva. Quindi, no, per veramente, allora, perdeva. Il punto sostanziale è cercare comunque di non cioè, sentire... andava nel pallone in tutti i sensi. Allora, di non sentire, secondo me, la pressione di dover vincere questa partita a tutti i costi, anche se è poi inevitabile che debba essere così. E più che altro guardare l'avversario per quello che è. Ma lì deve essere bravo Lucarelli a fare un lavoro mentale. Sì, il lavoro mentale deve essere fatto anche durante la settimana, perché non lo puoi fare l'ultimo giorno. No, il punto è sostanziale, ovvio, è che devi scegliere quelle persone che in questo momento ti possono dare anche delle garanzie psicologiche maggiori, perché io non posso, secondo me, mettere Russotto titolare in se una vedo partita che comunque di questo un po' genere, instabile. Perché se dopo la prima che bestemmia, la seconda che butta il pallone in tribuna, alla terza si fa ammonire, già per me diventa un giocatore compromettente. Non so se ho reso l'idea, ma non dico Russotto in sé, perché comunque poi può essere anche devastante nella seconda parte di partita. Cerchiamo anche di capire un po' in che ottica si deve introdurre il nostro Lucarelli. Sicuramente un'ottica difficile, dove ci sono tanti giocatori che comunque vorranno dire la loro in questa partita, mettersi in mostra sia per se stessi che comunque penso sostanzialmente e soprattutto per il Catania, e comunque cercheremo anche di capire noi ovviamente come si evolverà la partita, sperando, almeno da questo punto di vista, io mi auguro invece che si abbia più amore per la maglia, nel senso, sembra banale, però quello che dice Lucarelli, l'ha detto anche là in questa intervista, l'amore per la maglia ti rende un po' più umile e un po' meno, diciamo, egoista, ecco, in frangenti dove magari si deve scegliere, no? Dove tu hai un decimo e mezzo di secondo per scegliere se tirare in porta o passarla al tuo compagno, cercare anche di scegliere con una proiezione, cioè pensare che indossi la maglia del Catania e che ha un peso sostanziale specifico, di poco conto, e comunque di raggiungere a tutti i costi questo traguardo che è la Serie B, magari blindandolo con una vittoria. Spero di non vedere il replay delle tre azioni che sono successe nella partita scorsa, sì, da parte di Russotto. Mi dispiace, ma lo giuro, più che Bogdan, il colpo di testa che non è andato in rete, mi hanno fatto male quelle azioni. No, Bogdan non c'era. No, delle due partite fa. Il colpo di testa di Bogdan intende... Ah, dici è meno che... grave, okay, rispetto a quelle... Sì, vabbè, ripeto, non parlo quello là dell'ultima partita, parlo della partita... Capito. Io su Russotto aprirei una puntata in sé, qualcuno magari lo condanna, io... No, io non lo condanno, io voglio... Voglio condannare, no. Nel senso, è questo Russotto, cioè uno di quei giocatori che comunque... Se non segna, entra nel pallone. Io mi auguro, ripeto, da giocatori come lui, che hanno un po' molto, diciamo, pepe, diciamo, in sé,
che facciano una partita diversa. Appunto. Che una volta si snaturino. Quindi quello che ha detto Federico lo condivido in toto, pensando e mettendo anche secondo me un aspetto fondamentale in più, che è, ripeto, l'amore per questa maglia, per una partita, perché comunque è fondamentale riuscire a vincere questo match, perché ci proietterebbe comunque ad un punto di classifica con il Trapani, ovviamente sarebbe a quel punto a 6 punti da noi e noi a un punto da Lecce, e qui la pressione fra Lecce e Catania vedremo chi saprà gestirla meglio. Io ovviamente faccio tutti i scongiuri del caso, ma a quel punto il Catania lo vedo favorito per il primo posto, però questa è una mia opinione. Detto questo, ragazzi, penso che per questa partita abbiamo detto tutto, scusate. Noi vi ricordiamo le nostre coordinate per interagire con noi. Dico, riassumo rapidamente, Giuditta, così ti discorporo da alcune responsabilità. Quindi la nostra pagina Facebook, mi raccomando, mettete il mi piace e seguiteci anche su Instagram tramite un follow o anche su Twitter, quindi seguiteci sui social network. Ovunque, seguiteci ovunque. Scaricate l'app di Sinto Rosso Azzurro Underground per dispositivi Android. Ma molto presto la creeremo anche per iOS, quindi scaricate l'app e poi seguiteci tramite l'account Google Plus su YouTube, mettetevi, iscrivetevi al nostro canale. Mi raccomando, la campanellina. Con la campanellina, mi raccomando, così avrete anche gli aggiornamenti su quando carichiamo ovviamente i video, interviste, cose di questo genere. E mi raccomando, ragazzi, seguiteci e forza, forza Catania. Sempre. Noi ci ritroviamo ovviamente martedì prossimo, sempre qui con Istinto Rosso Azzurro live dalla nostra pagina Facebook. Un saluto dal vostro Pietro Santorocito, Giuditta Leotta e Federico Rosa. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao. Questo giorno un sogno diventa